Buongiorno, siamo a Vigo di Fassa, nella bellissima Val di Fassa. Ci sono io, che sono sempre io, e c'è Pietruzzo, special guest. Salutiamo come al solito Dariuzzo. Ciao Dariuzzo. Ciao Dario. E noi ci appropinquiamo a prendere la funivia Vigo Catinaccio. Quindi Catinaccio Rosengartner. L'obiettivo di oggi è funivia fino a Ciampedie. Poi a seguire il rifugio Gardeccia, per il rifugio Violet, poi si taglia per il rifugio Re Alberto sotto le tre torri del Violet. Destinazione di oggi quindi Torri del Vaiole. Domani mattina si vedrà in base a meteo, neve, ghiaccio, freddo, Pietruzzo e ginocchia. Andiamo a prendere la funivia. Ciao! Allora, Pietruzzo non mi vuole far mangiare. Sono le 13:20 e non mi fa mangiare neanche un panino. Scesi dalla funivia, informazioni sulla quota a sto giro non ne diamo, perché sennò Pietruzzo sclera, sbalpola, infama. La quota di partenza, poi basta, al massimo quella di arrivo, 2000, siamo a 2000. Esatto. Il tempo è quello che è, pessimo no, però le famose torri del Violet, che da qua dovevano vedersi, ancora non si vedono perché sono dietro le nuvole. Speriamo più tardi o domani. Niente, parte qua il trekking. Nevica. No, ma sono due giorni di sole. Sono due giorni di sole pieno. Racconto una piccola storia triste, perché soltanto quest'inverno che l'ho fatta con le ciaspole e dal Gardeccia fino al rifugio Violet era un piacevolissimo sentiero che si snodava tra i pini mughi, e come potete vedere adesso invece hanno fatto una carrozzabile per le macchine, facendo uno scempio, un vero e proprio scempio, per portare su il numero maggiore possibile di turisti. Questo è il futuro della montagna. Rifugio Violet. Perché siamo in un posto spettacolare, dice Pietro, ma sicuramente lo è, perché si vede ma non si vede, quindi è come essere, no, niente, al passo. Siamo sotto il rifugio Violet. Non linguaggio youtuber, è un inferno di ghiaccio. È un inferno di ghiaccio. Saremo a meno 70. Domani c'è un tramonto che sembra che sanguini. Ecco, dopo. Dopo le minchiate di Pietruzzo. Che dici, Pietruzzo? Sono degli sprazzi che lasciano intravederli già le nostre belle tre cime da sotto. Pietruzzo mi ha abbandonato perché aveva freddo, quindi è andato un po' avanti. Ripartiamo dal rifugio Violet e saliamo. Fa freddino qua, eh? Ci troviamo nel tratto che va e 20
avanti, ha ripreso a nevicare. E qua è un problema perché è tutto ghiacciato. Più che oggi sarà un problema domani a scendere perché stanotte ghiaccerà. Siamo un po' preoccupati per domani mattina. ...16:27. Ci siamo quasi. Problema. La discesa domani mattina. Cazzo. Rifugio Re Alberto. Per oggi... Salire è stato facile, scendere sarà veramente difficile. Per oggi siamo a destinazione, quindi siamo anche in abbondante anticipo. Vediamo cosa fare. Siete il cazzo, Pietro. Siamo arrivati al rifugio Re Alberto, che è lì sotto, ed essendo abbastanza presto, Pietro si è fermato a fare un po' di foto alle torri del Violet, che per adesso si vedono poco, mentre io ho deciso di proseguire per arrivare fino al rifugio Santner, quello lì. Insomma, vedo se riesco ad arrivare al rifugio e poi scenderemo, però metto i ramponcini. Croce di vetta al rifugio Santner. Pietruzzo dice la fatica sarà ripagata dal panorama. È vero un cazzo. Sono le 6, quindi andiamo dentro al rifugio, ci sistemiamo nella camerata e poi si cena. E dopo cena, un po' di fotografia notturna. Se si apre. Sì, anche Valerio non sa bene. Ciao Dario. Ciao Dario. Non filmavi mai che mi interessa, due romani che ce l'avevano. Benvenuti in questo nuovo episodio di Le stronzate più belle le faccio con Pietruzzo. Stiamo andando a fare un tentativo. Questa sì che è una bella stronzata, ci saremo almeno 5 almeno qua.
giorno, sono quasi le 6 e siccome sono sveglio sto andando a recuperare la Ace Pro che abbiamo lasciato fuori ieri sera per fare lo Starlabs. Mamma mia, si gela. Buongiorno, 7:25, Pietruzzo sta facendo foto, io le droneggio. Droneggio molto velocemente perché si gela un po'. E 40, cominciamo a scendere, ne vedremo delle belle, non so quanto riprenderò perché è tutto ghiacciato, sentiero è ripido. Salutiamo i lettori del Violet. Arrivati al rifugio Violet e ci siamo levati dall'impiccio della parte rognosa, ghiacciata e ripida. E adesso proviamo a raggiungere il lago di Antermoia, su di là. Pietruzzo, quando ho visto l'elicottero... Pensavi che fossero venuti a prendere me? No, pensavo che era Dario che veniva a offrirci il caffè. Dario ci aspetta più in su col camper. Dietro di noi le torri del Violet. Davanti a noi una strada infinita. Raccontaci, dove siamo? Non lo so. Ah, ti ho detto che non lo sapevo dove era il rifugio. Però mi ricordavo male. Cosa? Era quella piegata lì. Eh sì. Stai scherzando? No. 10:36. Pietruzzo dice, vai, che dopo è tutto pianeggiante. Diffidate dai Pietruzzi che vi dicono là dietro spiana, non è vero, mai. Passo di Antermoia, aspetto Pietruzzo. Alle 10:46 siamo arrivati al lago di Antermoia.
fa freddo, molto. Dal rifugio Negritella a Ciampedie, abbiamo raggiunto il rifugio Gardeccia, dal rifugio Gardeccia siamo passati dietro le crepe di Larsec e siamo saliti fino al Re Alberto. Il mio compagno di escursione è salito addirittura fino al rifugio Basso Santner, addirittura. Il giorno seguente siamo ridiscesi, abbiamo fatto tutta la valle di Lausa, fino al passo di Lausa, fino al rifugio Antermoia, da lì a tornare fino al Gardeccia. Siamo giunti alla fine di questo episodio di Le minchiate più belle le faccio con Pietruzzo. È stata una signora minchiata. Sì. Come dire di no? Ci eravamo preparati ad un terreno normale, ci siamo ritrovati con la neve fino al ginocchio, io senza ramponcini, senza occhiali da sole, senza crema protettiva, senza, è stato tutto un senza senso, con tanta soddisfazione però. Nel centro della Val di Fassa, tra i 60, vediamo Marmolada, Gruppo del Sella, Colle di Larsec, Torri del Violet, Cima 12. È un bella panorama a 360 gradi sulla Val di Fassa. Niente, chiudiamo qua. Adesso facciamo una foto, e prendiamo la funivia. Facciamo 25 ore per arrivare a casa di macchina. Esatto. Ciao. Ciao. Ciao Dariuzzo. Ciao Dariuzzo.